Buongiorno, si tratta qui di riparare una Gastrobar 42610, anno boh, non so bene esattamente di che anno fosse, deve avere 4-5 anni. E non scaldava più, la caldaia non scaldava più, probabilmente anche la centralina era danneggiata, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo tirato via di mezzo tutta l'elettronica, questo fuori, tirato via la valvola elettrostatica marca OLAB, anche questa non funzionava più, c'era anche un, poi smontandola si è rotto uno dei due tubetti di entrata uscita, tirato via anche questa. Tirato via l'uscita per fare il tè o scaldare acqua, tirato via gli interruttorini vari che comandavano elettronicamente l'elettrovalvola dall'esterno, senza molti attrezzi, un tester. Un trapanetto di quelli piccolini per fare lavori fini. Vediamo un po' cosa è successo qua. Dunque, una macchina caffè espresso essenzialmente ha bisogno di una caldaia, di una pompa, serbatoio acqua e un deviatore per deviare le funzioni caffè o vapore. Tutto il resto è completamente inutile. Tutte quelle elettroniche che mettono, centraline, sensori vari, eccetera. Ovviamente c'è un termostato. Questo è fondamentale, il termostato rimane. E cosa abbiamo installato? Al posto dei pulsanti originali, due interruttori. Uno che comanda la caldaia principale con relative connessioni, l'altro comanda la pompa. La pompa funziona, è stata testata, funziona, 15 bar, funziona perfettamente. Tutta la tuberia originale è stata riconnessa. Questa è l'entrata caldaia, dove appare in. L'uscita caldaia appare out, allora l'acqua entra dal serbatoio attraverso questa pompetta totalmente inutile, qui basta innescare la pompa. Qui la pompa spinge l'acqua attraverso questo tubo di entrata in caldaia. Caldaia scalda l'acqua, esce da questo out, entra qui. Qui c'è un deviatore, o devio su posizione vapore o devio su posizione caffè. La posizione centrale chiude il circuito, quindi l'acqua che arriva di qui o va direttamente per il vapore qui sotto oppure parte per fare il caffè. Fare il caffè ritorna per questo tubetto qui, torna sotto la caldaia e di lì scende per fare il caffè. Questo è quanto per la connessione. Qui sono rimasti due on off, caldaia e pompa, il manometro funzionante e qui abbiamo due pulsanti inutili che erano una tazza, due tazze, uno se lo regola con il tempo. Dopo vedremo come si fa il caffè.